Dobbiamo interrogarci da sinistra sulle gravi conseguenze che la droga ha nella società. No, devono chiedere scusa perché sono anni che dicono che vanno liberalizzate le droghe cosiddette leggere. Devono chiedere scusa degli inganni che determinano con una politica ottusa, con una politica che va nella direzione opposta rispetto a quello che chiede la gente normale. Perché combattere la droga non può essere di destra, di centro, di sinistra, deve essere un dovere. Perché la droga, l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, determina dei danni a volte irreversibili ai nostri figli. E lo dico ai tanti ragazzi che sono qui, non è vero quello che la sinistra dice sapendo di mentire, cioè che con la legge che abbiamo fatto noi, quella legge che guarda casa vogliono cancellare, perché la sinistra è divisa su tutto, ma tutto quello che abbiamo fatto noi secondo loro va demolito. Non è vero che con la nostra legge chi si fa una canna va in galera o chi prende la pasticca il sabato sera. Non c'è il penale per l'uso personale, c'è la sanzione amministrativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che se è un minorenne si avvisa la famiglia, vuol dire che se ha la patente gliela sospendi per 3 mesi, vuol dire che se ha il porto d'armi glielo revochi, vuol dire la contravvenzione, perché si parte dal presupposto che lo Stato ha il dovere di tutelare la salute. È la stessa logica per la quale facemmo in Parlamento una legge, che c'è ancora, che prevede che se un ragazzo prende il motorino, non si mette il casco, gli facciamo la contravvenzione, gli sequestriamo il motorino perché il casco gli può salvare la vita, e nei confronti di chi si fa le canne o le pasticche dovremmo dire: ma è la libertà. Non esiste la libertà di drogarsi, non esiste la libertà di farsi del male, non esiste la libertà di avvelenare la società. Ed è su queste questioni che la sinistra è vecchia, è culturalmente prigioniera del passato. Apra gli occhi! E aprono gli occhi coloro che, pur non essendo di sinistra, continuano a dare fiducia a quelle coalizioni. Il tema della droga è un tema drammaticamente importante. La legge attuale non è repressiva, se non nei confronti dello spaccio. Il tossicodipendente va aiutato. Non insegnateci la solidarietà, lo sappiamo, conosciamo il dramma di quelle famiglie, sappiamo che le comunità laiche o cattoliche vanno sostenute, e coloro che credono nei valori più profondi del cattolicesimo chiedano semmai a se stessi perché con la sinistra siamo arrivati ad autentici paradossi. Nella nostra legge abbiamo dovuto rimettere la cosiddetta soglia per capire dove la sostanza stupefacente, in base a quanta quantità, è presumibilmente utilizzata per ragioni personali o al contrario per spaccio, e l'abbiamo fatto anche per cancellare una situazione assurda determinata da alcuni pretori d'assalto, non a caso militanti di sinistra. E vi racconto di qui ad un attimo un episodio che spero non faccia ridere, perché dovrebbe far piangere. Perché abbiamo rimesso la soglia? Oltre una certa quantità si presume che sia spaccio, quindi sanzione penale, al di sotto di una certa quantità si presume che sia consumo personale, quindi sanzione amministrativa. Perché dopo quello sciagurato referendum radicale ci sono stati dei pretori che hanno emesso delle sentenze assolutamente folli. Qualche tempo fa fu arrestato un noto trafficante con 3 kg di sostanze stupefacenti. Fu ovviamente portato in carcere davanti al pretore. Dopodiché il pretore, noto militante di Magistratura Democratica, lo assolse con questa motivazione: siccome l'imputato è in procinto di andare in vacanza e va in un posto lontano, non ridete perché è una tragedia quando si ha a che fare con personaggi come questi, si presume che dove va non troverà la sostanza stupefacente di cui ha necessità per uso personale, assolto. 3 kg di hashis, era chiaramente uno spacciatore. E allora chiedete a chi ha votato a sinistra: ma cosa pensa un padre di famiglia onesto di un ministro come la Turco che come prima decisione decide di raddoppiare la quantità di sostanze stupefacenti che può essere detenuto a titolo personale? È una visione della vita diversa quella tra noi e loro, non è soltanto la contrapposizione di programmi, è una visione culturale diversa. Una sinistra che, come dicevo all'inizio, è ancora tutta con la testa rivolta indietro, perché è vero che in Italia ci sono ancora i nostalgici, è che non stanno più a destra, i nostalgici stanno a sinistra, una sinistra nostalgica in alcune sue componenti della lotta di classe, una sinistra nostalgica dell'egalitarismo, una sinistra che non ha ancora capito la centralità della famiglia. Una sinistra che considera ancora la libertà una libertà senza regole, per cui ci sarebbe anche la libertà di drogarsi. Una sinistra che non ha ancora compreso
quanto sia necessario avere solidi valori di riferimento quando si affronta il tema dell'immigrazione. E anche qui è sempre la stessa storia. Sono divisi su tutto, ma vogliono cancellare anche la legge che porta il mio nome, il nome dell'onorevole Bossi. Una legge che parte dal presupposto che sappiamo bene che cos'è la solidarietà. Io non soltanto non sopporto la sinistra quando ci dà lezioni di socialità, parla di mondo del lavoro e tradisce il mondo del lavoro. Non la sopporto quando ci parla di solidarietà, perché sappiamo perfettamente che abbiamo il dovere di essere solidali nei confronti di chi viene qui e lavora. Anche perché il Veneto, e più in generale l'Italia, quanti tra i nostri padri, i nostri nonni, se ne andarono per cercare fortuna e lavoro altrove. Il popolo italiano è stato per anni un popolo di migranti, e credo che chi è costretto ad abbandonare la terra in cui nasce per cercare lavoro altrove meriti sicuramente rispetto, ovviamente a condizione di rispettare la società che lo ospita, ovviamente a condizione di averlo il lavoro, perché oggi la legge funziona in quanto stabilisce il principio che chi ha il contratto di lavoro ha il permesso di soggiorno. Ma se passa l'idea del ministro Ferrero, che si è definito il ministro degli immigrati clandestini, figuratevi un po' con che personaggi abbiamo a che fare, se passa l'idea di quel ministro, avremo una situazione per la quale verranno in Italia non quelli che hanno già il lavoro, ma quelli che dicono di venirlo a trovare. E se poi non lo trovano? E se vengono e nemmeno lo cercano? E se vengono e magari cercano di campare di espedienti? Noi rischiamo, perché è un vulcano, rischiamo esplosioni di xenofobia. E io accuso la sinistra di irresponsabilità, perché sappiamo perfettamente che gli immigrati sono necessari. Andate a chiedere ad una ragazza di Verona di andare a fare la badante, andate a chiedere ad un ragazzo di Verona di lavorare in fonderia, lo sappiamo che servono alla nostra economia, ma sappiamo altrettanto bene che non possono rivendicare solo dei diritti, perché dietro ogni diritto ci deve essere un dovere, e il primo dovere che hanno è quello di rispettare la società che li accoglie. Rispettare la società non vuol dire non soltanto non violare la legge, vuol dire qualche cosa di più. Vuol dire innanzitutto accettare quelle che sono le regole, anche di tipo morale, di una società. E questa è una grande questione che diventa ogni giorno di più esplosiva, anche in ragione del fatto che molti degli immigrati che giungono qui vengono da paesi che hanno un'identità diversa, vengono da paesi che hanno una religione diversa. Il rapporto con l'immigrazione è sempre di più il rapporto tra la nostra società e l'Islam. E allora anche da questo punto di vista, una sinistra vecchia, fallita da un punto di vista culturale, ancora con l'idea del multiculturalismo, senza aver compreso la sinistra, che non c'è ombra di dubbio alcuno che il musulmano che viene qui al lavoro, c'ha la casa, paga le tasse, riga dritto, non c'è ombra di dubbio alcuno che quel